Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Max Skater. Oggi vi parlerò delle mie cuffie preferite, le Redmi AirDot di casa Xiaomi. Perché parlarvi di queste cuffie? Perché io ne ho avute tante, ma veramente tante, anche quelle lì di livello alto, Jabra, però devo dire che queste qui sono il top. Secondo me sono le migliori perché vi spiego i motivi e vari. Il primo, il più importante, è che non sono touch, sono a pressione, quindi noi quando andremo a prendere la cuffia non c'è il rischio che prendo la cuffia, la metto all'orecchio e già sento qualcuno che dice pronto, pronto, perché magari ho toccato involontariamente, ho chiamato qualcuno. Le cuffie touch io le odio. Il sistema di carica mi piace molto perché praticamente sono racchiuse nel loro cofanetto, il loro cofanetto funge da power bank. Appena noi le andremo a riporre nel loro cofanetto, c'è questa parte calamitata che si calamiterà. Se io la sinistra e la destra le posso mettere anche insieme, tutte e due, senza problemi, mi vanno tutte e due nell'orecchio, sempre, mi vanno sempre comode, senza problemi. Per quanto riguarda invece la connessione, fino a 10, anche forse 12 metri, non ho avuto problemi. Per quanto riguarda comunque la carica, stavo dicendo prima, le cuffie portano batterie da 300, da 40 mAh, invece la batteria che è nel cofanetto, nella power bank, è di 300 mAh. Quindi questo vuol dire che riusciremo a caricare le cuffie più di due volte. 40 e 40 sono 80, 80 e 80 sono 60, no, più di tre volte le riusciremo a caricare con una singola carica che faremo nell'astuccio, nel portacuffie. L'uso continuo è per 4 ore e invece in stand-by possono rimanere addirittura per 150 ore. Il tempo di ricarica delle cuffie è di 1 ora e mezza, invece il tempo di ricarica per la cover è di 2 ore. Il peso aggira intorno ai 30 grammi e sono davvero leggeri, sia quando le metti all'orecchio, perché queste qua, vi ricordo, non escono fuori ma rimangono nell'orecchio, anche quando la usate in mono, cioè quando usate una cuffia e avete il Bluetooth acceso del telefono di cui già è accoppiato, basta prendere la cuffia, metterla nell'orecchio, si attiverà, ecco, si è attivata, si attiverà da sola e senza touch, senza niente, e funzionerà alla grande. Bene ragazzi, per oggi è tutto, in descrizione vi lascio un link acquisto, cerco di darvi, di linkarvi il più economico che trovo, inoltre in descrizione vi lascio i link sempre delle pagine, le mie pagine sia per lo shopping che per la mobilità elettrica, noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater, ciao!